Siate realisti, chiedete l'impossibile. È questo lo slogan di Lorenzo Falchi, candidato sindaco di Sesto Fiorentino per Sinistra Italiana e per Sesto, protagonista dell'assemblea pubblica tenutasi nella serata di giovedì 24 marzo al Circolo Arci La Costituzione di Quinto Basso. Tanta era la curiosità di conoscere il giovane candidato. Falchi si è fatto carico della responsabilità di fornire ai cittadini un'idea nuova e alternativa di città e ha fatto appello all'unità della sinistra, chiedendo espressamente a Maurizio Quercioli, il candidato sindaco appoggiato da Rifondazione Comunista, Alternativa Libera, Possibile e Sesto Bene Comune, di prendere atto dei passi fatti in questa direzione da Sinistra Italiana e per Sesto. Quercioli, la cui presenza in sala è sembrata, almeno inizialmente, un segno tangibile di disponibilità, è intervenuto nel dibattito ricordando che quando si arriva a delle fratture di questo tipo si è sempre in due a sbagliare. Ha ribadito la sua contrarietà alle primarie come strumento di scelta del candidato sindaco, ma, almeno durante il suo discorso, non ha fornito una strada alternativa. Il fatto che sia uscito dalla sala subito dopo le dichiarazioni fa capire quanto ancora siano lontane le posizioni dei due fronti della sinistra. Credo che l'anno di amministrazione Biagiotti e del Partito Democratico abbia rappresentato il punto più basso della vita politica di Sesto, ha detto Lorenzo Falchi. La nostra città deve ritrovare dignità all'interno dell'area metropolitana e della regione toscana. Sesto deve contare e non vedere imposte le scelte di altri. Per vincere la battaglia bisogna convincere anche chi la pensa diversamente. L'impresa che abbiamo davanti non è impossibile. Sesto si merita un governo diverso, un governo che noi possiamo rappresentare al meglio. Intanto, il 9 aprile in piazza 4 novembre, si terrà l'inaugurazione del comitato di Lorenzo Falchi, mentre il 16, probabilmente al Cinema Grotta, sarà presentato il programma elettorale.